Siamo con Giovanni Trucano, sindaco di Pratiglione. Una giornata particolare, speciale, perché l'inaugurazione di oggi chiude un cerchio importante e mette in sicurezza una parte del paese Alto Canavesano. Era luglio 2023 quando purtroppo abbiamo accusato un cedimento di un muro di sostegno che ha interrotto la viabilità comunale e messo in pericolo le case che erano a monte. E oggi la riapertura della viabilità, è stato ricostruito il muro di sostegno, sono stati fatti degli interventi di una qualificata ed è un bel giorno perché ha funzionato tutto il vario iter burocratico in tempi relativamente brevi. Infatti abbiamo avuto dalla regione subito un riscontro, e prima con i tecnici come Pulzoni, Fantinati, Piazza, e poi da lì anche la regione a livello politico è stata presente. Ringrazio per esempio Gabusi, Fava, che ci hanno messo in un elenco di persone a cui sono stati attribuiti dei fondi. Abbiamo ricevuto 100.000 euro dalla regione Piemonte e grazie a questi siamo riusciti oggi ad aver ricostruito il muro e messo in sicurezza le case a monte. Questo è il lavoro riguardante il primo lotto, ma c'è ancora un secondo lotto che verrà realizzato più avanti. Questo è soltanto il primo lotto ed è stato quello più repentino, proprio per riaprire la viabilità e mettere in sicurezza le case a monte. Seguirà poi un secondo lotto di ultimazione dei lavori, dove è presente l'Unione Montana Alto Canavese, che seguirà la progettazione e la realizzazione dei lavori del lotto 2.